Grande Fratello 2018, l'annuncio shock della produzione, scatta l'espulsione? Ecco cosa ha deciso la produzione del Grande Fratello 2018, arrivano le squalifiche. Il cancelletto Grande Fratello 2018 non intende perdonare il clima di violenza che si è venuto a creare nella casa nel corso delle ultime giornate e proprio per questo in vista della puntata in onda stasera 30 aprile su Canale 5, sono in arrivo dei clamorosi provvedimenti nei confronti del gruppo di bulletti che hanno usato violenza nei confronti di Cancelletto Aida Nizar, portandola quasi all'esasperazione. Ebbene tali atteggiamenti non sono piaciuti in primis a Barbara D'Urso, da sempre molto attenta al tema della violenza contro i più deboli e quindi proprio per questo motivo la presentatrice ha chiesto alla produzione di intervenire subito. L'annuncio shock del GF 2018, fate tutti le valigie. Stasera nel corso della diretta della terza puntata del Cancelletto Grande Fratello 2018 scopriremo finalmente la verità e possiamo svelarvi che molto probabilmente non ci sarà una sola squalifica. Ieri sera, infatti, la voce del GF ha fatto irruzione all'interno della casa di Cinecittà e ha chiesto a tutti i concorrenti in gara di prepararsi le valigie in vista della diretta di questa sera. Un annuncio a dir poco shock per i concorrenti, molti dei quali sono letteralmente sbiancati e hanno capito che lunedì sera succederà qualcosa di forte nel corso della diretta della terza puntata. Sono dopo questo annuncio della produzione gli inquilini della casa del Grande Fratello 2018 hanno capito di aver oltrepassato il limite consentito per un reality show e quindi di doversi subire adesso i provvedimenti da parte della produzione stessa. Stasera due squalificati dal Grande Fratello 2018. Chi saranno i concorrenti che verranno squalificati dalla trasmissione di Canale 5? In pole position vi è Bahia Dame, che come ben ricorderete ha avuto uno scontro quasi fisico con Aida Nizar e per poco non è arrivato a metterle le mani addosso. Il secondo concorrente in pole position per la squalifica immediata dal gioco è Luigi Mario Favoloso, il fidanzato di Nina Morì che ha usato termini a dir poco violenti e oltraggiosi nei confronti della donna. Ma non è tutto, perché stando alle ultimissime indiscrezioni il GF15 starebbe valutando la possibilità di punire anche altri concorrenti che sono stati complici di questo gioco al massacro contro Aida Nizar. E poi ancora in questa terza puntata del reality show vedremo che in casa entrerà Marco Ferri, reduce dall'Isola dei Famosi 2018, il quale avrà un confronto in diretta con la sua rivale Aida, con la quale ha vissuto l'esperienza del GF spagnolo.